Allora, iniziamo la panoramica di oggi con i sistemi ERP. Vi ricordo che ERP sta per Enterprise Resource Planning. L'ERP originariamente erano dei sistemi utilizzati per la pianificazione delle risorse. Adesso ERP normalmente indica tutti quei sistemi che gestiscono le attività fondamentali dell'azienda. Se facciamo riferimento allo schema della value chain, vediamo che l'ERP copre le attività fondamentali, quindi di operation e logistica in uscita, oltre a quello delle risorse umane. Gli ERP si affiancano ad altri sistemi per la gestione della supply chain e per la gestione dei customer. Il confine tra supply chain management system e un ERP a volte non è così ben netto, come pure non è netto il confine tra un CRM e un ERP. Quindi abbiamo dei sistemi, alcune funzionalità che possono essere in un sistema o nell'altro. Poi, come molto spesso accade, magari l'ERP e il CRM sono forniti dallo stesso produttore di software e quindi a quel punto non c'è nessuna soluzione di continuità. Quindi, normalmente quando noi parliamo di ERP parliamo di sistemi che sono focalizzati sulle funzionalità primarie, sui processi primari di un sistema. Quando parliamo di ERP non parliamo mai di un sistema semplice, ma parliamo di un sistema che è composto da diversi moduli. Questo perché? Per due motivi fondamentalmente. Prima di tutto, come facilmente comprendete, la parte che gestisce la produzione, le operazioni fondamentali di un'azienda varia moltissimo da un'azienda all'altra. Quindi un conto è andare a gestire un'azienda manifatturiera, un altro conto è andare a gestire un'azienda ad esempio di processo. Quindi mentre alcuni moduli sono riutilizzabili, altri sono invece specifici per una certa azienda. Abbiamo visto la settimana scorsa come questi fornitori di sistemi informativi hanno già tutta la loro segmentazione con i vari moduli e i processi utili per ciascun tipo di industria. Il secondo motivo è che molto spesso un'azienda non nasce e acquisisce immediatamente un sistema ERP, ma molto spesso ha una storia più o meno lunga e quindi a un certo punto decide di acquisire un sistema ERP. A questo punto non è verosimile pensare che il nuovo sistema ERP sostituisca d'emblée tutte le funzionalità precedentemente esistenti. Di solito la sostituzione parziale e progressiva. Quindi avere un'architettura a moduli permette di inserire progressivamente un ERP all'interno di un'azienda. Normalmente abbiamo i due sistemi collaterali, i CRM e i supply chain management. Abbiamo un supporto amministrativo, fondamentalmente gli aspetti finanziari e di risorse umane, e un aspetto di
gestione in generale, quindi ad esempio pianificazione, budgeting, definizione dei costi, eccetera. E questi sono, se vogliamo, processi di supporto. E poi abbiamo tutti i moduli che sono focalizzati sui processi primari e che, proprio essendo processi primari, variano significativamente da un tipo di azienda all'altro. Quindi in generale abbiamo diversi tipi di moduli. Abbiamo una serie di moduli che possiamo dire cross-industry. I moduli cross-industry sono dei moduli che permettono di svolgere una serie di operazioni che sono valide per appunto su più diversi tipi di aziende e di industrie. Molto spesso la contabilità, la definizione del budget, ad esempio, sono sostanzialmente uniformi e identici da un'azienda a un'altra, anche cambiando significativamente il dominio di business. Abbiamo poi quelli che sono gli industry modules, cioè i moduli specifici per un tipo di industria, e qui ovviamente dipende dal tipo di industria quali moduli e che cosa fanno. E abbiamo poi quelli che vengono detti extended modules, cioè estensioni dell'ERP di base, e sono per l'appunto i sistemi confinanti di CRM e supply chain. Se noi includiamo anche i moduli di CRM e di supply chain management, ovviamente a questo punto abbiamo coperto quasi tutte le necessità informative di un sistema, di un'azienda. Quindi spesso si usa il termine ERP per andare a parlare dei processi fondamentali, a volte lo si usa in termine un po' più ampio ed esteso, includendo anche i CRM e gli SCM. È comodo andare ad organizzare i sistemi ERP per livelli. Quindi quando parliamo di suite di ERP andiamo a identificare un insieme di applicazioni che sono pensate per funzionare in maniera integrata e di solito lo fanno utilizzando uno stesso database. Una suite quindi fornisce il supporto per andare a realizzare tutta un'ampia serie di processi. Parliamo di modulo quando ci riferiamo a una specifica applicazione che supporta uno specifico processo o tipo di processo. All'interno di un modulo possiamo andare a identificare diverse funzioni che sono ancora più specifiche. Quindi quando parliamo di modularità di un ERP intendiamo dire che in generale noi pensiamo all'ERP come un tutt'uno, quindi alla suite. In realtà la suite è composta da moduli e all'interno di ogni modulo possiamo andare a identificare varie funzioni. L'approccio modulare è uno standard di vari produttori di ERP che sono fondamentalmente a livello mondiale SAP e Oracle, e abbiamo poi un'altra serie di aziende più piccole. Ultimamente c'è Microsoft che sta in crescita, quindi sta fornendo sempre più supporto anche in quest'area. Se andiamo a vedere le piccole e medie aziende,
Molto spesso queste non utilizzano ERP di Oracle o di SAP, ma si rivolgono a aziende un po' più piccole, spesso locali o nazionali. In termini di diffusione, diciamo che nel 2005 SAP era intorno al 30% del mercato, con Oracle intorno al 21%. Dati un po' più recenti vedono SAP intorno al 22%, Oracle intorno al 15% e Microsoft, che è tutto sommato una new entry, che è intorno al 10%. Abbiamo poi tutto un altro insieme di produttori di software di secondo, di terzo livello, che occupano a questo punto una quota significativa del mercato. Quindi SAP era diciamo quello che faceva la parte del leone fino a qualche anno fa. Adesso il mercato si sta un po' ridistribuendo. Diciamo che questo non danneggia direttamente SAP, perché il mercato si è ingrandito notevolmente, quindi SAP sicuramente non ha perso in termini di fatturato. Questo per darvi un'idea di quelli che sono i player principali. Poi, se andate in un'azienda medio piccola, ad esempio nell'area torinese, probabilmente troverete dei sistemi ERP o l'equivalente di un sistema ERP fatto da aziende locali o comunque nazionali. Qual è l'idea di base di un sistema ERP? Almeno secondo lo standard utilizzato da questi produttori. Fondamentalmente si basa sull'idea di condividere i dati. Se noi partiamo con diverse applicazioni che coprono diversi settori, è molto probabile che un insieme o un sottoinsieme di dati sia in comune tra diverse applicazioni. Come facciamo a fare comunicare queste applicazioni? Dipende se queste sono state pensate per essere interoperabili o meno. Altrimenti non abbiamo modo di farle interoperare. Quindi capita, che non è un evento raro, che la comunicazione tra due diversi moduli consista nel stampare su carta delle tabelle enormi e inserirle a mano dentro l'altro sistema. L'idea dell'ERP è quella di avere un approccio unificato, quindi con un'unica database che contiene le informazioni di tutte le applicazioni o tutti i moduli del nostro ERP. Abbiamo l'idea che l'ERP è organizzato in maniera modulare, quindi possiamo avere diversi elementi all'interno del nostro sistema che possono essere utilizzati o meno, a seconda che ci servano, che siano specifici per il nostro tipo di azienda o che noi li si voglia acquistare. Questo approccio estremamente standardizzato, quindi avere un unico database, avere un insieme di moduli che possono funzionare tra di loro, possono essere sostituiti da altri cambiando l'industria, cambiando le necessità, ovviamente si sposa con un approccio che è fondamentalmente prescrittivo. Quindi, la gestione dell'azienda si fa così, come dice SAP, Oracle o altri. Quindi, non c'è un'analisi dei processi esistenti, la loro ingegnerizzazione e poi l'implementazione di un sistema informativo. No, c'è una serie di processi definiti, chiaramente personalizzabili fino a un certo punto, e questi processi sono come l'azienda dovrà funzionare. Vi descrivono come l'azienda dovrà funzionare.
Chiaramente questo può avere pro e contro, che non sempre la flessibilità di questi processi è tale da adattarsi alle esigenze dell'azienda. Uno dei problemi fondamentali risolti dai sistemi ERP è, come vi accennavo prima, quello della replicazione dei dati. Quello che avviene in molti contesti è di avere una serie di isole, ogni isola corrisponde a un sistema legacy. Il sistema legacy è un sistema che abbiamo ereditato dal passato e a cui non possiamo rinunciare. Sistema scritto in COBOL che gira su un mainframe e che gestisce i conti di una banca. Ovviamente le informazioni che sono gestite da un sistema e aggiornate da un sistema possono essere necessarie anche al funzionamento di un altro sistema e quindi è necessario definire delle interfacce che permettano di trasferire i dati da un sistema all'altro. Queste interfacce potrebbero essere stampare su carta e ricopiare un altro sistema, passare dei file Excel da un sistema all'altro, o cose di questo tipo. Se invece il sistema è unico, quindi esiste un'unica base di dati, queste interfacce, che sono elemento tecnologicamente complicato e costoso, non sono più necessarie. Tenete conto che alcune di queste interfacce sono estremamente lente, perché se io devo esportare i dati in un certo formato, importarli da un'altra parte, non è detto che io riesca a farlo in automatico. Quindi, quella che teoricamente potrei fare tramite un'integrazione istantanea e un aggiornamento istantaneo delle informazioni, in pratica non riesco a farlo perché ho dei limiti tecnologici nel trasferire i dati da un sistema all'altro. Quindi questi sono essenzialmente i problemi. Che cosa fa un sistema ERP per risolvere questo tipo di problema? Fondamentalmente ha un'unica base di dati a cui accedono tutte le applicazioni. In questo modo, se ci sono dei sottinsiemi di dati comuni, questi vengono automaticamente aggiornati. Quindi, se un'applicazione aggiorna dei dati, questi vengono automaticamente visti nella loro nuova versione da un'altra applicazione. Molto spesso io ho bisogno di due tipologie di dati, quelli diciamo operativi che mi permettono di gestire processi primari e tutta una serie di altri dati che invece posso utilizzare per la gestione. Molto spesso l'utilizzo dei dati operativi richiede tempi di accesso molto rapidi, un aggiornamento frequente dei dati, mentre invece dati utilizzati per le applicazioni diciamo più gestionali possono anche essere aggiornati più di rado e generalmente hanno bisogno di non soltanto i dati aggiornati ma eventualmente tutta la storia che invece è assolutamente inutile nella maggioranza dei casi nei database operativi. Quindi
Spesso un ERP ha due basi di dati, una che è la base di dati operazionale e l'altra quello che si chiama il warehouse di dati gestionali. Il warehouse non è altro che una base di dati pensata per memorizzare grandi quantità di informazioni e ottimizzato per poter fare delle analisi su queste grandi quantità di informazioni. Qui ci sono le informazioni delle vostre telefonate, dei vostri SMS di oggi. Qui ci sono le informazioni delle telefonate, degli SMS di tutti i clienti team dell'ultimo anno. Uno serve per andare a gestire gli addebiti immediati e il traffico, l'altro serve per andare a fare delle analisi, ad esempio, di nuove linee di prodotto, nuove offerte e cose simili. Quindi abbiamo automaticamente un'integrità di dati, per cui un'applicazione che modifica un dato automaticamente lo rende disponibile a un'altra, e abbiamo anche un'integrità di dati tra la fase operativa e la fase di gestione. Spesso si dice che l'integrità di dati tra un'applicazione e l'altra è un'integrità di dati orizzontale, mentre l'integrità di dati tra la fase operativa e la fase di gestione è un'integrità verticale. Lo vediamo qui, vedendo un'applicazione di fianco all'altra, pensiamo che tutte orizzontalmente condividono gli stessi dati, e in verticale, salendo al livello di gestione, abbiamo comunque la possibilità di gestire, di vedere i dati aggiornati. Un altro aspetto importante di come sono organizzati gli ERP è che invece di organizzare un sistema per funzioni, l'ERP vede e presenta non le singole funzioni, ma i processi che utilizzano queste funzioni. Quindi ogni specifico modulo non gestisce una singola funzione, ma un processo. Per cui, nel momento in cui io ho la necessità di supportare tramite il mio sistema informativo un processo, andrò ad acquisire il modulo corrispondente. Quindi l'idea è che l'ERP gestisce il processo e tutti i dati ad esso connessi dall'inizio alla fine. I moduli di un ERP permettono di andare a gestire grosse famiglie di processi. Per cui, se ad esempio andiamo a pensare, andiamo a considerare SAP, la versione 3, che in realtà è una versione a questo punto un po' vecchia, per le aziende manifatturiere abbiamo tutta una serie di moduli che sono questi. Quindi abbiamo un modulo per vendita e distribuzione, un modulo per la gestione delle materie prime, un modulo per la pianificazione della produzione, un modulo per la gestione della qualità, un modulo per la gestione degli impianti, delle fabbriche, un modulo per la gestione delle risorse umane, uno per la finanza, uno
in generale per il controllo, uno per la gestione dei vari asset aziendali, uno per la gestione dei processi e un sistema di workflow. Oltre a quello che è un parte di base del sistema informativo che permette la gestione del sistema informativo, quindi di avere dati aggregati. Quindi, in base alle mie esigenze, io potrò andare a utilizzare alcuni moduli all'interno della mia azienda. Il vantaggio della modularità, ovviamente, è che io posso aggiungere un modulo dopo l'altro, quindi fare una transizione progressiva da una situazione preesistente a un ERP. Posso estendere il mio sistema perché nel momento in cui ho nuove esigenze posso andare ad aggiungere nuovi moduli e soprattutto se io mi rivolgo a grandi aziende, SAP, Oracle, per esempio, ho praticamente una scelta ampissima che mi permette di andare a avere un'offerta pronta per qualunque esigenza. Soprattutto l'idea è che non devo preoccuparmi di integrazione o di altri problemi di questo tipo, perché i moduli sono stati sviluppati da l'unico vendor proprio con l'idea di essere interoperabili e integrabili. Io potrei anche pensare di utilizzare una strategia diversa, quindi andare a prendere i moduli migliori a seconda di quali siano i vendor. Però a questo punto il problema dell'interoperabilità diventa rilevante. Quindi se io penso di trovare di avere una soluzione fondamentalmente basata su SAP, scopro che Oracle per una mia esigenza specifica offre un modulo che è decisamente migliore di quello di SAP, io potrei decidere di andare a integrarlo, ma a questo punto avrei dei grossi problemi tecnologici e di processo. L'altro aspetto fondamentale dei sistemi ERP è la prescrittività. I moduli definiscono abbastanza dettagliatamente qual è il processo che implementano. Quindi non posso utilizzare un modulo se io voglio utilizzare un mio processo. I miei processi possono non corrispondere a quelli forniti dal sistema ERP. L'approccio tradizionale allo sviluppo di sistemi informativi è quello di andare ad analizzare i processi, capire i problemi, eventualmente ridefinire e rianalizzare la situazione e poi sviluppare il sistema informativo dal basso, quindi parto dalle esigenze dell'azienda specifiche e costruisco il sistema informativo. L'approccio ERP è invece opposto. Ho una scelta predefinita di processi, vado a scegliere quelli che mi servono e adatto la mia azienda a quel tipo di processo. Ovviamente questi processi hanno un numero enorme di parametri, quindi sono abbastanza flessibili, ma fino a un certo punto. Per cui nel momento in cui io devo andare a adottare un ERP, devo fare quella che si chiama una gap analysis. Quindi andare a identificare le differenze tra la mia attività, i miei processi attualmente in corso e quelli che sono offerti dal sistema informativo di tipo ERP. Quindi, ad esempio, la ricezione delle materie prime
Attualmente potrei avere soltanto una registrazione e nessun controllo che il materiale ricevuto corrisponda all'ordine. Un IRP ragionevolmente fa il controllo anche con gli ordini, quindi verifica la corrispondenza, in modo che in azienda non entri materiale che non è stato ordinato. Chiaramente in questo caso l'IRP pretende questo tipo di controllo, non posso far altro che andare a modificare il mio processo. Allora, questa che sembra una modifica ovvia potrebbe non esserlo. Immaginate che io possa emettere un ordine solo dopo che ho avuto l'autorizzazione, autorizzazione che deve essere firmata da qualche responsabile di un reparto. Se il responsabile del reparto è impegnato, ha altro da fare, è via per qualche motivo, il mio ordine probabilmente viene firmato con giorni o settimane di ritardo. Nel frattempo io, che lavoro in questo reparto, ho bisogno di nuovo materiale. Sono in ottimi rapporti con i miei fornitori, per cui non ho nessun problema a chiedere al mio fornitore di anticiparmi del materiale per il quale poi successivamente farò un ordine. Questa non è fantascienza, è qualcosa che succede quotidianamente. Se il mio IRP che voglio realizzare mi impone invece di accettare la merce soltanto facendo un riscontro con l'ordine, questo tipo di pratica non è più possibile. Quindi devo andare a modificare il mio modo di operare. Un altro tipo di esempio è ad esempio l'immagazzinamento. Nel sistema attuale potrei avere il sistema informativo che mi guida la selezione del magazzino in cui andare a immagazzinare le materie prime. Nell'IRP magari questo dettaglio non ce l'ho, ho semplicemente la registrazione del fatto che il materiale è stato immagazzinato. In questo caso è l'IRP che è carente e quindi dovrò, se possibile, andare a modificare l'IRP aggiungendo anche queste ulteriori funzionalità. Quindi in generale io devo andare a verificare quelli che sono i miei processi attuali, quelli dell'IRP e capire dove devo modificare, se estendere l'IRP, personalizzarlo o se sono obbligato a modificare il mio modo di operare. Se io devo andare a adottare un sistema IRP in un'azienda, ho dei costi che sono fondamentalmente derivati da due elementi fondamentali: le licenze qualche milione di euro e la personalizzazione. Sempre nello stesso ordine di grandezza, che però vanno di solito non al venditore, SAP ad esempio, ma vanno all'azienda di consulenza, Accenture, tanto per fare un esempio. Inoltre abbiamo dei problemi che sono legati a dei ritardi. Ovviamente non è che io ho il mio sistema che immediatamente entra in funzionamento. Ho bisogno di tutto un periodo di adattamento e prima di abbandonare il sistema vecchio per passare a quello nuovo devo andare a verificare che tutto funzioni. Quindi molto spesso per un certo periodo ho due sistemi informativi che funzionano in parallelo.
Una volta che io ho abbandonato il sistema operativo vecchio, il sistema informativo vecchio, passo a quello nuovo, di solito non torno indietro, quindi devo essere sicuro che tutto funzioni. L'aspetto più critico, ammesso di avere i soldi, di poter attendere, è rappresentato dal cambiamento nei processi. Quindi, in alcuni casi, le persone devono cambiare il loro modo di operare. Quindi c'è un fattore di accettazione da parte delle persone che può essere più o meno complicato. Se io ho appena alzato da letto sono abituato tutti i giorni a bere il caffè prima di fare qualunque altra cosa, ditemi che invece prima devo andare a rispondere alle email e poi bere il caffè. E questo è un esempio assolutamente banale. Nelle attività quotidiane, sul lavoro, ci sono tutta una serie di automatismi che vengono acquisiti col tempo. Quindi più le persone sono abituate a svolgere i compiti in un certo modo, più faranno resistenza a una modifica del loro modo di lavorare. Soprattutto l'ERP, no, di solito è una soluzione decisamente complessa. È stato originariamente pensato per aziende medio-grandi, quindi calare un sistema ERP in un'azienda medio-piccola che è abituata ad agire in maniera molto agile e spesso informale può essere estremamente pesante. Le opzioni, di solito per le grandi aziende, riguardano i grandi vendor, quindi Oracle e SAP, più tutta la fase di business process reengineering, quindi andare a capire come devo modificare i miei processi attuali o come posso adattare i processi standard forniti dal sistema ERP. I tempi di transizione solitamente sono superiori all'anno, quindi non è come installare una nuova versione di Windows. È un processo molto costoso, quindi va, diciamo, dai 500.000 ai 10 milioni di euro in funzione delle aziende, quindi è un qualcosa che deve essere scelto in maniera molto oculata. Le aziende piccole, ovviamente, tutto questo scala verso il basso, ma i problemi restano. Alcune informazioni sui due venditori principali. SAP è stata fondata nel 72 e inizialmente forniva prodotti fondamentalmente per il mercato tedesco. Nell'80 è uscita una versione che per loro è fondamentale, che è la versione 2, che è stata la prima versione inizialmente che supportava più linguaggi e più valute in maniera completa e funzionale. Nel 90 hanno rilasciato l'R3, che è il primo sistema SAP client server, e nel 2000 hanno aggiunto il modulo di CRM. Per darvi un'idea del fatto che c'è stata una seppur lenta evoluzione. Oracle è leggermente più giovane, quindi nel 77. Inizialmente Oracle significava database.
In effetti non era troppo inconsueto trovare un sistema SAP che utilizzasse come database Oracle. Poi nel 95 è entrata nel mercato ERP perché ha acquisito tre aziende. PeopleSoft, che fondamentalmente produceva prodotti ERP. PeopleSoft all'epoca era uno dei competitor di SAP. Diciamo che in quel periodo lì c'erano, fine degli anni 90, c'erano fondamentalmente tre vendor di grandi dimensioni nell'ambiente ERP, erano ovviamente SAP, PeopleSoft e un'altra azienda, PeopleSoft americana, e un'altra azienda olandese che si chiamava BAN. PeopleSoft è stata acquisita da Oracle, che ha anche acquisito Siebel, che si occupava fondamentalmente di un sistema, che era lo sviluppatore di un sistema CRM, e Hyperion, che era un sistema per diciamo, la parte di management, sistemi informativi di management. Da quel momento chiaramente è entrato a far parte del mercato ERP a pieno titolo. Quindi, se siamo una grande azienda o lavoriamo per una grande azienda, ci rivolgiamo a queste realtà. Se invece la nostra azienda è medio-piccola, possiamo seguire altre strategie. Dipende da cosa vogliamo automatizzare. Se ci interessa semplicemente la contabilità, e soprattutto se l'azienda è abbastanza piccola, possiamo andare a comprare dei software specifici per gestire questo tipo di esigenze. Possiamo anche acquisire dei software specifici per alcuni domini specifici. Ovviamente, mentre SAP può sviluppare un modulo per un tipo di industria non molto diffuso, perché comunque ha come mercato di riferimento il mondo, un'azienda italiana che sviluppi un pacchetto software per specifiche esigenze molto settoriali, chiaramente avrà un mercato molto più ridotto, quindi è più difficile trovare pacchetti per domini che siano molto di nicchia. Abbiamo la possibilità di andare a utilizzare la versione light degli ERP. SAP a un certo punto ha deciso di ridurre la complessità e le dimensioni dei suoi sistemi in modo da venire incontro alle esigenze ovviamente diverse delle aziende piccole. Oppure possiamo utilizzare un ERP in modalità ASP. ASP significa Application Service Provider. Quanti di voi conoscono o hanno mai usato Google Docs o Google Drive? Nessuno conosce Google Docs? Ok. Allora, Google Docs è essenzialmente un pacchetto tutto sommato simile a Microsoft Office, che invece immagino conosciate tutti. L'unica differenza è che mentre per Office dovete prendere il CD, sperabilmente originale, e installarlo, Google Docs non richiede nessuna installazione perché è un servizio a cui potete accedere tramite un browser web. Quindi, in un caso Microsoft Office, voi comprate un pacchetto software e lo installate sulla vostra macchina o sulle macchine della vostra azienda. Nell'altro caso, voi accedete a un servizio. Google Docs, nella versione di base, è fondamentalmente free, quindi non costa nulla. Se abbiamo bisogno di specifiche esigenze, di autenticazione, ad esempio, di dimensione dati, eccetera, allora paghiamo
il servizio in aggiunta. Ma in quel caso è un servizio fornito, diciamo, in maniera remota. Noi non dobbiamo avere nessun PC a disposizione, se non un qualcosa con un browser web. E non abbiamo esigenza di installazione, di manutenzione e null'altro. Viene tutto gestito direttamente da Google in questo caso. In maniera analoga noi possiamo pensare a una modalità a servizio di pacchetti IRP. Per cui io non devo installare SAP nel mio data center, ci sarà un data center gestito direttamente da SAP e io accederò in remoto a tutti i servizi offerti da SAP. Questo mi semplifica e mi riduce ovviamente i costi. Ci sono tutta una serie di problematiche, come qualunque sistema diciamo di servizio remoto, ad esempio il fatto che i miei dati personali dell'azienda sono memorizzati da qualche parte del mondo e non so neanche esattamente dove. Quindi problematiche tra l'altro comuni con quello che oggi si chiama l'approccio cloud. Quando vi si parla di un approccio cloud è essenzialmente un approccio di tipo AST, di fornitura di servizio e non di un pacchetto software. Panoramica veloce, quando parliamo di pacchetti per la contabilità, ad esempio ci sono Esatto, Zucchetti, Buffetti, sono aziende che sviluppano pacchetti software che possono essere utilizzati per la contabilità. Come dicevamo, la contabilità è uno di quei settori così ben definiti e standard e vincolato in una serie di norme legislative per cui c'è poco da inventare. Quindi posso andare a comprare il pacchetto, installarlo sui miei PC e avere immediatamente la gestione della contabilità e quindi soddisfare i requisiti di legge. Ovviamente questi pacchetti sono pensati per delle aziende piccole e quindi sono un po' rigidi nel gestire la contabilità. Anche in questo caso hanno un loro processo e io mi ci devo adattare. Il grosso vantaggio è che costano relativamente poco. Beh, 50.000 euro diciamo che è il limite superiore. Okay. Poi normalmente questi sono venduti in base con licenze, in base al numero di postazioni e al numero di dati che vengono gestiti, quindi è possibile con poche migliaia di euro avere risolto il problema. Ovviamente se io ho la mia aziendina che resta più o meno stabile in termini di dimensioni di fatturato, questa è una soluzione ideale. Se penso a un'azienda che sia in espansione e quindi abbia necessità di scalare le prestazioni della contabilità, questo tipo di soluzioni potrebbe avere dei problemi. Molto spesso ho la necessità di utilizzare dei pacchetti molto specifici per un particolare tipo di dominio. Questi sono ovviamente utili per aziende medio-piccole, quindi debbono gestire con un pacchetto alcuni processi operativi molto specifici. Di solito questi funzionano o su workstation Unix o comunque server con sistemi operativi oppure su piattaforme diciamo un po' più diciamo, muscolari come ad esempio tutte le workstation IBM, tipo la linea S400. Qui si tratta di pacchetti molto specifici,
Spesso in questo settore abbiamo un'azienda che produce un pacchetto per un particolare dominio e quindi diventa un venditore e offre il suo prodotto a molte aziende. Di nuovo, non sono pacchetti flessibili, quindi sono abbastanza rigidi in termini di processo e visto che spesso si rivolgono a un mercato molto piccolo, il costo è tendenzialmente alto, perché la domanda è tutto sommato. La versione ERP Lite, esistono delle versioni molto ridotte e diciamo pre-customizzate di SAP e Oracle, che hanno dei costi più limitati rispetto ai loro fratelli maggiori, però chiaramente hanno tutta la complessità e la rigidità dei loro fratelli maggiori. Ci sono poi alcune versioni di ERP diciamo, ridotte, più nate in versione ridotta, da aziende magari nazionali. ESA e Formula sono due esempi di aziende che producono pacchetti ERP in Italia di questo tipo, che hanno un certo portafoglio di processi che sono in grado di supportare, sono magari pensate per una realtà già nazionale e quindi alcune personalizzazioni sono già fatte e hanno dei costi di nuovo tutto sommato limitati, soprattutto rispetto agli ERP completi. Abbiamo parlato poi della modalità SP, l'idea qui è che io pago il servizio non il prodotto e qui posso farlo in vari modi. Posso pagare per cliente, per transazione. Un esempio di servizio di questo tipo sono i POS virtuali. POS è il point of sale, essenzialmente il pagamento tramite carte di credito. Se voi volete mettere su un servizio di qualche e-commerce, avete la necessità di solito di far pagare i clienti. Come fate a pagare i clienti? Gli date la possibilità di pagare tramite carta di credito. Normalmente non gestite le carte di credito voi, perché questo richiederebbe una certa complessità dei sistemi e costi notevoli, perché i pacchetti che gestiscono i dati delle carte di credito sono costosi. Vi potete appoggiare a una qualunque banca che vi fornisce per l'appunto un servizio di pagamento. In quel caso voi dal vostro sito richiedete il servizio della banca e la banca cosa fa? Semplicemente prende una percentuale di ogni transazione, 2, 3, 4%. Quindi voi avete un servizio che tutto sommato rigirate al cliente e la banca che vi offre il servizio vi chiede un pagamento basato sulle transazioni. Quando io accedo a un sistema di tipo ASP, di solito lo faccio in maniera molto semplice tramite un browser. Quindi non ho bisogno di tecnologie particolari, non ho bisogno di potenze di elaborazione, lo posso fare con un netbook, con un tablet, quindi senza particolari esigenze di prestazioni. E ci sono in questo settore tutta una serie di aziende che offrono dei sistemi ERP basati sul paradigma del ASP, quindi del servizio remoto.
Questo se vogliamo andare ad acquistare un pacchetto. Ci sono poi tutta una serie di prodotti open source. L'open source immagino tutti sappiate che cos'è, quindi non entro nei dettagli. Vi ricordo semplicemente che l'open source o free software fa riferimento a un software che è free as in speech and not as in beer. Vuol dire che io posso tranquillamente accedere al software, quindi ho la libertà di vedere il software, ma non è detto che questo meccanismo non mi richieda di pagare qualcosa per avere dei servizi aggiuntivi. Molto spesso se io ho un pacchetto software che è da customizzare, da installare, non lo posso acquisire senza far nulla già pronto. Molto spesso io devo pagare un servizio che è quello di installazione e di customizzazione. Quindi molte aziende che rilasciano prodotti open source a fianco vendono servizi di supporto. Quindi io ho la possibilità di avere il software, però di solito ho anche l'esigenza di pagare qualcuno che me lo faccia funzionare come si deve. A meno che all'interno della mia azienda ci siano delle conoscenze tali da poter gestire tutte queste problematiche. E questo non è sempre scontato. Andando a vedere su SourceForge, che è un portale di software open source, nel 2009, quindi diciamo, tre anni e mezzo fa, c'erano 400 progetti software di tipo ERP. Chiaramente bisogna andare a vedere un po' di più nel dettaglio che cosa fanno questi progetti software, perché un progetto software io lo posso iniziare adesso, non scrivere nessuna linea di codice e comunque vederlo elencato lì. Quindi esiste un sottoinsieme di questi progetti, molto molto ridotto, che è in grado di fornire delle funzionalità che siano più o meno interessanti. Quindi bisogna capire quali sono le funzioni e i processi coperti, quanto io possa andare a customizzare, personalizzare il mio sistema, e andare a capire quanto io posso utilizzare questo sistema effettivamente, quindi che conoscenze siano necessarie. Tanto per fare alcuni nomi specifici, qui abbiamo un elenco di 6 pacchetti che offrono delle funzioni più o meno complete. Compiere è quello tutto sommato più ricco in termini di funzionalità e anche alcune funzioni di CRM. Hypergate è fondamentalmente un CRM con alcune funzionalità di tipo ERP. C'è un sistema che si chiama Orazio che è stato pensato per fondamentalmente il mercato europeo, quindi con tutte le i regolamenti europei piuttosto che quelli americani. Un altro progetto che si chiama ERP5 ha una parte tutto sommato abbastanza completa di contabilità e poi ha delle caratteristiche di procurement, quindi acquisto e vendita. WebERP è invece un sistema che è più focalizzato sui processi di tipo finanziario rispetto a quelli produttivi, e c'è questo sistema che si chiama OFBiz che è un progetto che è supportato dalla Apache Foundation, che è una fondazione che gestisce progetti open source piuttosto importante e nota, e quindi è tutto sommato a buone prospettive di crescita.
Ovviamente il meccanismo di evoluzione di un processo, di un prodotto open source è molto più lento rispetto a quello di un prodotto commerciale, perché in un prodotto commerciale ci sono le persone che ci lavorano perché sono pagate. In un progetto open source le persone ci lavorano spesso perché si divertono. La percentuale di persone che lavorano a un prodotto open source perché pagate per farlo è decisamente ridotta. E quindi è ovvio che la forza lavoro è molto più limitata rispetto ai prodotti commerciali. Beh, questa è una tabella con le caratteristiche dei vari progetti, dei prodotti open source. Due parole sull'architettura di SAP. Abbiamo detto che l'elemento fondamentale di un prodotto ERP è un database comune, quindi il database è il centro del nostro prodotto ERP. Poi c'è un modulo che si chiama kernel, che implementa tutte le funzioni di base, ad esempio l'accesso al database, la gestione delle transazioni, il monitoraggio, la gestione degli utenti. E le funzioni di base di questo kernel sono poi utilizzate da uno o più package. Quindi un package o modulo è quello che di solito noi andiamo a comprare, che si basa sulle funzionalità del database e del kernel. Tanto per darvi un'idea della complessità del prodotto, il database fondamentale di SAP contiene 64.000 tabelle. Per chi non ha fatto corsi di base di dati, immaginate un modello UML delle classi con 64.000 classi. A ogni classe corrisponde una tabella. Questo per darvi un'idea della complessità delle informazioni che sono gestite da questo tipo di sistema. Tra queste tabelle ci sono tutta una serie di tabelle standard, ad esempio la tabella che contiene tutte le valute, magari con i cambi approssimati, tabelle con dei codici dei materiali, eccetera, oltre alle tabelle più specifiche con i soliti dati, sia master che transaction. Ovviamente, se abbiamo bisogno di moduli molto specifici, probabilmente è necessario aggiungere altre tabelle. Se confrontiamo questa complessità con quello che può fare un progetto open source a cui lavorano qualche decina di persone, capite come il divario tra un prodotto open source e SAP sia difficilmente colmabile. Direi che con questo chiudiamo oggi la panoramica sui prodotti ERP. Che cosa vi deve restare fondamentalmente? A cosa serve un ERP e quali funzioni copre? Il fatto che ha alcune caratteristiche, modularità è una, database unico, e alcune inconvenienti, il fatto che sia prescrittivo, quindi imponga un processo, ed è importante che vi ricordiate un po' qual è la complessità di un sistema di questo tipo. Quindi con questo
chiudiamo la lezione di